costituiscono il 2% di tutti i tumori. Nel 2012 hanno colpito circa 3.000 uomini e 11.000 donne. Massima incidenza tra i 25 e i 60 anni, per fortuna molto rari nei bambini. Sono i tumori alla tiroide, a cui è stato dedicato un convegno all'Università Federico II di Napoli. Scarsamente aggressivi e facilmente curabili, queste patologie si sviluppano soprattutto tra le popolazioni che vivono in zone vulcaniche come la Campania. Ne parlano il presidente del simposio, la dottoressa Anna Maria Colao, e il responsabile scientifico, professor Domenico Salvatore. Bene, i tumori della tiroide, va detto, sono uno di quei tumori che sta assistendo un aumento nell'incidenza, come altri tipi di tumore, ma questo è un aumento veramente un po' particolare. Quindi il recarsi a fare un'ecografia della tiroide, un prelievo per studiare l'assetto ormonale, ci permette di arrivare a una cura quando il tumore è ancora di dimensioni molto piccole. Questo significa poterlo guarire completamente. Parliamo di una patologia, quella dei tumori della tiroide, che interessa davvero da vicino la nostra popolazione, perché per quanto i tumori della tiroide siano una neoplasia rara, però l'incidenza del tumore sta aumentando e aumenta sempre di più anche nella nostra popolazione. I motivi non si conoscono ancora bene, forse è legato a contaminanti ambientali, forse è legato a situazioni geografiche. Certo è che l'incidenza di questi tumori è in aumento, e questo è un dato rispetto al quale noi che lavoriamo sui tumori della tiroide dobbiamo, diciamo, interrogarci e cercare di capirne le ragioni.